Buongiorno, ce l'abbiamo fatta a superare la notte dopo il Fuji, direi, e oggi si lascia già Gotemba perché non credo che ci sia molto da vedere, anche se Barabba l'ha molto apprezzata per le aree decadenti, e adesso avremo 2 ore per tornare a Tokyo, quindi non è proprio comodissimo arrivarci, ma la giornata di oggi ci aspetterà tante altre sorprese. Partiamo! Le prossime notti le dormiremo direttamente a Kabukicho, quindi guardatemi la faccia di Barabba com'è soddisfatto. E cosa si trova a Kabukicho? Questo. Vi faccio vedere, è praticamente un palazzo abbandonato, lasciato a se stesso. Siamo dentro al centro commerciale Coredo perché vi devo presentare una persona che avete già visto, però era da tanto che non la vedevate. Ayaka! Hi, buongiorno! Guardate come si è vestita bene per noi altri poveri zozzoni! Vabbè. Welcome back to Japan! Ecco dove ci ha portato Ayaka a mangiare questi dolcini con tanto di tè verde e via dicendo. Quindi una cosa molto molto fine, giapponese, un'arte anche questa del Giappone. Quello che vedete alle mie spalle è il Narita-san Fukagawa, un bel tempio moderno, sia chiaro, quindi nulla di antico come potete vedere. La parte migliore è che all'interno, spesso, durante la giornata a intervalli di qualche ora, ci sono le cerimonie religiose a cui anche il pubblico può assistere, molto molto belle, perché ci sono anche i tamburi giapponesi molto coreografiche, molto interessanti, da un tempio che nessuno vi dirà mai. Avevo comprato al Daigojia a Kyoto qualche giorno fa uno di questi qui che praticamente trovi nei templi e ti legge, diciamo, il futuro, no? Com'è il tuo karma. E il mio è leggermente fortunato, ve lo faccio vedere qui, non si vede benissimo, però è leggermente fortunato. C'era anche, si vede meglio Ayaka dietro, è leggermente fortunato. Quindi, e, insomma, mi devo accontentare del leggermente fortunato, anche perché Fabietto dice che non l'aveva mai vista una roba del genere. Siamo qui a un izakaya dove avete già visto un po' di video e qui noi abbiamo già finito tutto e ovviamente c'è Ayaka a cui adesso facciamo un bel brindisi, quindi kanpai! Grazie mille! Alla fine è giunto anche per noi il momento di lasciare andare Ayaka. Purtroppo, grazie di tutto Ayaka, è stato un piacere rivederti dopo più di 10 anni, after 10 years
Wino Ayaka. It's very incredible. See you, Ayaka. Ciao! Ciao, ciao! Ciao, grazie mille. Arigato. È una brutta sensazione, ma ci volevo tornare. Qui a Nakano, qui in fondo c'è Nakano Broadway. Da quella parte c'è dove vivevo e adesso andremo appunto là a vedere dove 3 anni fa vivevo e devo cercare di non farmi scendere una piccola lacrimuccia in me, perché un po' questo posto mi è rimasto nel cuore, ecco. Questa è la parte dietro di dove vivevo, la finestra dietro quella illuminata, ci vive qualcuno perché ho visto che c'è la luce e questa ovviamente era l'entrata del mio appartamento. Un po' di lacrimucce scendono giù. E questa è la stanza di hotel che abbiamo trovato dentro a Kabuki, cioè proprio nelle meglio vie, vero Barabba? Sei contentissimo? Qua appena entrati abbiamo il bagno super tecnologico, poi qui c'è il piccolo bagnetto con la vasca, semplicemente per lavarsi, e qui l'area tripla col tatami, dove addirittura possiamo dormire larghi in tre. Buongiorno a tutti, nuova giornata e mentre stiamo constatando il disagio di Kabukicho che è aumentato in questi ultimi anni, da quando ci venivo io nel 2020 è peggiorata secondo me, oggi andremo comunque a Sawai, praticamente in una distilleria di sake. Signore e signori, qua a Shinjuku, dentro la stazione, un negozio dedicato totalmente ad Antonio Inoki, incredibile, grande Antonio. Quindi a Sawai, alla distilleria di sake, dove ero già stato con Hiroko, e adesso sta passando un camion che sta portando della roba, vediamo se ci fanno fare la guida, non ne sono così sicuro. Mentre noi stiamo aspettando di farci il giro della sakeria a Luna, sperando che ci sia ancora posto, perché ovviamente non ho prenotato, qui comunque c'è la possibilità di degustare tutti i sake e c'è l'angolino tranquillo e rilassante dove scranarsi sulle panchine. Da questa parte qui c'è anche il ristorantino, dove adesso andremo a vedere se c'è qualcosa di interessante. Abbiamo appena finito il giro dentro la distilleria di sake e è stato bello come 3 anni fa, l'unica cosa magari prenotate voi, perché noi è andata un po' grassa che si sono mosse con passione e ci hanno fatto entrare, però veramente una bella distilleria, Ozawara ha quasi 500 anni, noi adesso ci andiamo a bere il sake. Noi stiamo assaggiando il primo sake e quindi non possiamo altro che dire Kanpai! E dopo aver pranzato con del tofu, dopo aver fatto il giro nella sakeria, dopo aver provato sake, ne ho anche comprato uno, ovviamente come nel 2000.
eventi. Questo è anche un ottimo posto per fare del trekking. Si possono iniziare dei percorsi interessanti. Qua sopra c'è anche un tempietto che l'altra volta vi avevo fatto vedere, ma questa volta le mie gambe mi fanno veramente male, faccio fatica a fare altro trekking, almeno per i prossimi giorni, quindi andate a rivedere quel video. Sono letteralmente nel tempio di Antonio Inoki per i suoi 80 anni, è un mostro del wrestling giapponese, quindi non si può mancare. Su questa parete stanno mostrando i trailer di One Piece che si possono vedere solo qui, e c'è lì in fondo una signora che gestisce il traffico di gente che si ferma a fare le foto, solo in Giappone. Quella che vedete sullo sfondo è un'università, e quelle reti che vedete tirate lì sono i campi da tennis dell'università, quindi è bellissimo. Noi comunque stiamo andando a mangiare in una trattoria italiana gestita da un giapponese che fa addirittura le mozzarelle qui in Giappone. Chi c'è con noi però questa sera? Abbiamo il nostro Luca, che l'abbiamo già visto più volte nei miei video di viaggio, che hanno tantissime visualizzazioni, quindi lo conoscerete tutti. Mi sto gonfiando però con gli anni. Ma cioè, siamo tutti un po' più acciaccati, e quindi adesso andremo a cena assieme. Questa volta non siamo da Napulè, però c'è comunque la pizza, vedete che sembra particolarmente buona. Adesso ci avventiamo dopo aver mangiato comunque degli ottimi affettati. Adesso proviamo l'estrattore della macchina automatica, 42 secondi, ragazzi. Guardate dentro che sta arrivando, guarda. Thank you.